Vi racconto due fatti, uno riguardante Arexpo e uno riguardante Expo. Abbiamo chiesto alle due società, tempo fa, anzi mesi fa, di avere i verbali del consiglio d'amministrazione. Per Arexpo abbiamo chiesto un verbale del consiglio d'amministrazione, per Expo sei verbali del consiglio d'amministrazione, come prassi normale dell'attività di un consigliere regionale di minoranza per fare controllo su delle società che sono partecipate dalla regione stessa. Bene. Arexpo ci ha messo mesi, nonostante tutti i nostri solleciti, a darci il verbale. Peccato che, e qui va bene, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, che c'è il titolo del verbale e poi è tutto omissis, quindi è vuoto. Che ci siamo appellate ovviamente a un legale dicendo che era assurdo ricevere un verbale con tutti omissis. Ci siamo appellate anche al difensore regionale perché continuava a non arrivare il verbale e il difensore regionale ci ha dato finalmente ragione, cioè Arexpo e Regione Lombardia sono obbligate a darci questo documento e quindi sono state intimate dal difensore a darcelo e questo era fine giugno. Oggi, che siamo a metà settembre, noi non abbiamo ancora questo verbale. Abbiamo fatto presente al prefetto di questa mancanza perché Azzone, presidente di Arexpo, nonché rettore del Politecnico di Milano, continua a negarcelo. Quindi ci toccherà andare al TAR, spendere soldi pubblici per pagare un avvocato e per pagare il TAR, per avere documenti che ci spettano per legge. Questi sono i presidenti di società partecipate da Regione Lombardia che utilizzano quindi soldi pubblici in questa maniera. L'altro caso è Expo. Più o meno lo stesso discorso, chiediamo questi documenti, i verbali dei CDA sono solo 6. Dopo numerosi solleciti ci dicono che la nostra richiesta è un po' gravosa per gli impiegati perché comporta un lavoro eccessivo, quindi che dobbiamo specificare esattamente che cosa vogliamo di questi verbali, come se noi potessimo sapere cosa c'è scritto e chiedere qualcosa di specifico per sei verbali. Chiediamo ancora al difensore regionale, il quale ci dice non c'è nessun compito gravoso prendere sei verbali e darli alla consigliera, quindi dateglieli all'istante. Il difensore regionale su Expo ci ha risposto ieri e quindi ora attendiamo che i documenti ci arrivino. La speranza è che almeno Expo non faccia come sta facendo Arexpo, si impunti, cioè nel non darci questi documenti, ce li dia senza obbligarci ad andare al TAR, perché, ripeto, sono soldi pubblici ed è inaccettabile che delle società pubbliche, in cui anche Regione Lombardia è socia, non diano ai consiglieri regionali documenti a loro spettanti. È una vergogna che ci diano questi documenti. Se non c'è nulla da nascondere, evidentemente questi documenti possono essere consegnati a un consigliere regionale.